Ciao e benvenuti al solito video delle novità della settimana in cui vediamo un po' cosa ci propongono le varie case editrici, ovviamente basandoci su quello che ci dicono il lunedì sui vari siti internet. Quindi, come sempre, andiamo a cominciare con Panini, che è un po' la parte che ci fa sempre più materiale. E quindi eccoci qui a iniziare con Panini Comics e con Respawn 2. Ora, il volume contiene la seconda parte della serie, dal numero 7 al 12, scritta da Todd McFarlane con Sean Lewis, Thomas Nackling e Javier Fernandez. E non mi ero mai soffermato, credo, a commentare le traduzioni da Spawn il pistolero a questo Respawn, che, voglio dire, è King Spawn. Lasciamelo in originale, ti prego, che non sembra respawnare come nei videogiochi. È inevitabile in italiano questa assonanza, è brutta. Spawn il re, o banalmente King Spawn, come Gunslinger Spawn, che era un po' meglio di Spawn il pistolero, ma vabbè. Comunque, per i fan di Spawn, da provare. Tra l'altro, se qualcuno lo ha letto e mi dice com'è, io non ho più la forza di provare Spawn, sinceramente, di base. Però se qualcuno mi dice che è molto bello, magari un pensiero ce lo faccio, non lo so. Comunque, proseguiamo ancora con Spawn, perché è uscito anche, o meglio, è in arrivo, Spawn Deluxe 7, che contiene gli episodi classicissimi della prima serie, che in realtà è sempre quella, credo, dal 76 all'88. Troviamo Todd McFarlane, ovviamente, ma anche Greg Capullo, Dwayne Turner, Brian Olguin, Dan Camp e Brian Amberlin. Ovviamente è interessante perché si sta recuperando tutta la serie, non è che Spawn sia mai stato esattamente il capolavoro del fumetto, però è sicuramente un cult a suo modo e quindi ci starebbe. Devo dire che questi primissimi volumi, avendo una disponibilità, un posto dove metterli e il tempo di leggerli, o rileggerli in questo caso, magari li acquisterei anche, però non lo sto facendo. Poi abbiamo Star Wars con Darth Vader 2 Tra le fiamme, secondo volume della riproposta in cartonato degli episodi già apparsi sullo spillato di Star Wars. Qui troviamo gli episodi di Darth Vader dal 6 all'11, sono 136 pagine a 19 euro. Carino, a me il primo volume è piaciuto, vediamo questo secondo se mi piacerà altrettanto. Comunque continuo la serie in cartonati, che mi viene tanto comodo e stanno bene in libreria. Anche se devo dire che le costine non mi fanno impazzire perché c'hanno tipo la scritta Panini in alto e non ha molto senso, ma vabbè. Comunque, poi abbiamo ancora Star Wars con Star Wars Le Guerre dei Cloni numero 3. All'interno troviamo gli episodi dal 69 al 77 e dall'81 all'83 più un po' di speciali. Fra gli autori troviamo John Ostander, Gian Dorsema, Aidan Blackman e Nicola Scott, e fondamentalmente ci riporta nel periodo delle Guerre dei Cloni, appunto, Obi-Wan, Anakin, la Jedi Oscura Asajj Ventress, Grievous, Dooku. Gran belle storie, sinceramente mi incuriosirebbe leggerle, non le ho mai avute queste. Ovviamente sono volumoni, sono infatti 432 pagine per 40 euro, però un pensierino di recuperarmeli prima o poi lo sto facendo, magari un giorno, non si sa mai. Intanto però ne ho di materiale da Star Wars che non ho ancora letto, quindi posso prima leggermi quello. Proseguendo abbiamo Asterix e il Grifone, che torna in una nuova edizione a 9,90, però brossurati, il che mi fa un po' strano, perché in realtà esiste anche il cartonato di Asterix e il Grifone a 9,90 disponibile sul sito, e quindi boh. In più ce n'è un'altra versione sempre cartonata, sempre nelle stesse dimensioni, ma che costa 12,90 tipo. No, non lo so, se qualcosa ne sa qualcosa di più me lo faccio sapere. In chat abbiamo provato a capirci qualcosa, alcuni sostenevano che alcune versioni abbiano la carta migliore, io non so cosa dirvi sinceramente. Normalmente è una delle storie più recenti di Asterix, per cui boh, fateci un pensiero. Poi, per concludere con le proposte migliori, ma forse non proprio migliori, abbiamo Avatar Posizione di Viaggio 2, pardon, Posizione di Vantaggio. Ecco, con Avatar penso subito ai viaggi spaziali. Ma vabbè, è una storia di Diego Galindo, George Quadros, Sherry L. Smith e Gabriel Gatzman. 88 pagine per 16 euro cartonato, costano stranamente poco i cartonati di Avatar, non hanno ancora il prezzo standard di Panini, si vede che evidentemente vendono, non lo so, io sinceramente penso sia adatto soltanto a chi è ancora in sindrome di Stoccolma dopo 3 ore di film e quindi pensa di aver gradito la Via dell'Acqua davvero, spero si risveglino, o forse no, per la loro felicità. In effetti, un film orribile dal mio punto di vista. Bellissimo visivamente, però è a malapena un film. Ma a parte questo, non credo che qualcuno possa davvero aver voglia di leggere questa cosa. Carina la copertina in realtà, però non lo so.
A questo punto passiamo a Marvel, che anche qua abbiamo un po' di uscite costose e interessanti, ma iniziamo con i Marvel Must Have, che non ho capito esattamente il motivo. A gennaio ne escono 4 e quindi ne escono 2 anche adesso invece di uscire a febbraio. Misteri della distribuzione. Comunque abbiamo intanto Magneto Testamento, gran bella storia di Greg Pak con i disegni del nostro Carmine di Gian Domenico, assolutamente da recuperare se non l'avete in nessun altro formato. 144 pagine a 15 euro, è un ottimo prezzo, per cui compratela perché ne vale assolutamente la pena, adattissima a chiunque perché sono fondamentalmente le origini di Magneto e quindi non vi serve sapere altro, è una storia intensa con anche numerosi extra e quindi piacevole. Poi, sempre must have, Silver Surfer Parabola, mega classico anche questo, Moebius e Stan Lee, 96 pagine a 15 euro, che invece non è proprio un prezzone, dobbiamo dire. Ci sta, li vale assolutamente. Se non trovate un'edizione migliore e volete leggere una storia comunque importante, Marvel, ma anche a livello globale, da acquistare, ve la consiglio assolutamente. Però, diciamo che non è proprio il tipico must have super conveniente, ecco. Però, comunque, storia importante, e quindi provatelo. Dopodiché arriva Empire, l'ultima guerra Kree Skrull, che non è nient'altro che il Marvel Collection, che ripropone la saga, ma senza tutti i vari tie-in, che invece trovate nell'omnibus, che dovrebbe essere uscito tipo mese scorso, mi pare. In ogni caso, qui all'interno troviamo tutta la miniserie Empire, 6 episodi, più i 2 prologhi dedicati ad Avengers e Fantastic Four, e altrettanto i 2 epiloghi, sempre di Avengers e di Fantastic Four. Sono 296 pagine a 32 euro. Se volete una saga Marvel comunque carina nel complesso e piacevole, nonostante l'end slot, ma c'è anche Al Ewing che fa da contrappeso, quindi funziona vicchiava, ci sta, è un buon modo di recuperarsela se non volete spendere i tipo 100 euro dell'omnibus, per cui fate un po' le vostre considerazioni. È positivo che Panini vi dia entrambe le opportunità. Poi, rimaniamo a tema cosmico, perché arriva Guardiani della Galassia, siamo supereroi, un Marvel Collection di ben 416 pagine, credo sia il più lungo che abbiano mai fatto, non ne ho la certezza, ma tra quelli che possiedo io lo è, costa 39 euro e contiene l'intera serie dedicata ai Guardiani della Galassia di Al Ewing, insieme a Juan Frigeri, Juan Cabal, Ron Lim e altri. Storie piacevoli che erano pubblicate ovviamente sullo Spillato. Io avevo recuperato il primo volume americano, ma mi sa che mi ricompro questo qua, perché almeno ce le ho tutte in un unico formato, anche di livello piacevole graficamente, diciamo. E comunque interessanti, se vi piacciono i supereroi spaziali e volete trovare i Guardiani, anche se non aspettatevi esattamente quelli del film, piacevole, quindi consigliato. Poi, recuperone, se non avete acquistato lo Spillato e state recuperando i volumi, esce l'ultimo volume dell'Immortale Hulk, sempre Ewing con Joe Bennett, all'interno degli episodi dal 46 al 50, 176 pagine a 24 euro, immancabile, ovviamente se avete comprato tutta la serie. E se non l'avete ancora fatto, io ve la consiglio assolutamente, anche perché secondo me sì, prima o poi arriveranno gli omnibus, ma chissà quando, per cui vedete un po'. Poi, torna disponibile I Vendicatori 3 Marvel Masterworks, questo non so perché l'abbiano messo come novità, ma in ogni caso se non ce l'avete e volete recuperarvelo è la vostra occasione, canoniche, 280 pagine, 25 euro, vabbè, storie classiche. Poi, abbandoniamo Marvel e passiamo ai manga. In realtà, pochissime novità Manga Planet questa settimana. Addirittura di roba inedita c'è un paio di cose, ma in ogni caso vi segnalo che sono tornati disponibili come ristampe i Cid Killer 8, se state recuperandovi tutta la serie, e Sido 11. Avviene più o meno pubblicano un volume al mese, per cui io le sto recuperando entrambe. Nel caso, fateci un pensierozzo. Passiamo a questo punto a DC e abbiamo intanto, non è proprio DC ma è Panini Kids, il fondamentale Batman Magazine, non so perché ve lo sto segnalando, ma era giusto per farmi la risata, più che altro sulle fondamentali 10 pagine di fumetti emozionanti, 10 con gatti da salvare e c'è Catwoman, però ci sono i poster. Passando a cose un po' più serie, assolutamente da recuperare secondo me è Unwritten, serie Vertigo di Mike Carey e Peter Gross, 144 pagine a 15 euro. Brossurato, ovviamente, sono in tutto 12 volumi, mi pare c'è anche a un certo punto un crossover con Fable, una storia che io ho apprezzato particolarmente. Tommy Taylor è un ragazzino il cui padre è uno scrittore
che ha scritto un libro su un giovane mago chiamato Tommy Taylor, tipo, e tutto si fa un po' bizzarro e incompreso su cos'è la realtà, cos'è il libro. È una bella storia, però ve la consiglio assolutamente, da provare. Poi torna disponibile Sleeper stagione 1, fumetto Wildstorm, a suo tempo ora riproposto in DC Black Label, di Ed Brubaker con Sean Phillips e un sacco di Colin Wilson, come potete vedere dalla scheda Panini. Vabbè. 424 pagine a 42 euro, se amate le serie crime con spie potrebbe essere un ottimo acquisto, purtroppo non è proprio il mio pane, però vabbè, penso che passerò, anche perché sono altri 42 euro e sono un po' tantini. Poi arriva Batman Spawn Classic volume, che ripropone le due storie speciali del 94, Spawn Batman e Batman Spawn. Fortunatamente le possiedo entrambe e quindi dubito proprio che andrò a comprarmi il volume, in ogni caso sono 112 pagine a 18 euro per storie di Doug Monek, Todd McFarlane, Frank Miller, Chuck Dixon e altri. Consigliate? Boh, storicamente sono importanti perché era un crossover Image DC abbastanza raro ai tempi, per cui se amate i due personaggi ci può stare. E in più arriva anche Batman Spawn, la nuova storia, ovvero un volume di 64 pagine cartonato a 14 euro, che sì, per carità, va bene che non è 18 euro prezzo standard, quindi ci fa anche piacere da un certo punto di vista, ma resta comunque un po' caro 64 pagine per 14 euro formato standard. Tra l'altro Panini lo pubblica in due versioni, sia nella versione che è questa con cover Batman che questa con cover Spawn. Quale preferite? Io non lo posso sapere. Vedete voi, io vi sconsiglierei di comprarle tutte e due perché siete collezionisti veri, però a un certo punto vedete voi, appunto. Ora, si poteva fare un unico volume con tutti i crossover? Secondo me sì, però sicuramente qualcuno sarebbe stato scontento in ogni caso, quindi vabbè. A questo punto passiamo a Terra Prime, il crepuscolo degli eroi, che è un volume dedicato ai supereroi di DCW, ovvero quelli delle serie TV di The Flash, Legend of Tomorrow, eccetera. Ora, se uno è super fan di quelle serie lì e magari ha iniziato a leggere DC con quelle storie lì, magari gli fa piacere vedere altre avventure ambientate in quell'universo. Per tutti gli altri, forse c'è di meglio in cui spendere i propri soldi questo mese. Ad esempio, nella fondamentale versione variant di Crisi Oscura sulle Terre Infinite 1, che sì, è uscito settimana scorsa la versione standard, ma avevano avuto problemi con la variant e quindi l'hanno fatto uscire questa. Vabbè, dubito che recupererò la versione variant, però sembra anche bellina in realtà, eh. Avrà degli effetti speciali? Non lo so, costa 7 euro, mi aspetto di sì. Se la vedo ve lo dico. Poi, per tutti gli amanti dei classici, arriva il secondo numero di Flash Silver Age, le storie degli anni fondamentalmente 60, di John Broom, Garden Fox e Carmine Infantino. Bello per gli amanti del classico. E per gli amanti invece del buon fumetto, un acquisto fondamentale, secondo me, se non l'avete ovviamente già in una buona edizione, Prometea 1 in DC Absolute con slipcase. Sono 384 pagine per 55 euro, ma la qualità e la dimensione purtroppo si pagano e io temo che dovrò pagarli questi soldi, perché Prometea ce l'ho soltanto nelle versioni spillatine, brossuratine di ABC Comics e tra l'altro non ho il finale della serie, che non ho mai letto, e quindi sarebbe il caso, diciamo. In ogni caso, Alan Moore, assolutamente da leggere, in più con gli incredibili disegni di J.H. Williams III, da non farselo sfuggire, c'è poco da commentare. Poi, invece, abbiamo questo volume di Wonder Woman di cui so ben poco, Evolution, sono 200 pagine per 25 euro di Stephanie Phillips con Mike Hawthorne e Stefano Raffaele. Di questo in realtà so veramente poco, però io vi segnalo che esce perché magari qualcuno è fan di Wonder Woman e vuole recuperarsi anche questo DC Collection. Io penso che lo lascerò dov'è, anche perché c'è un po' troppa volumaggine questa settimana. E infatti continuiamo con DC Black Label Complete Collection Rogues, I nemici di Flash, un fumetto di Joshua Williamson con Leo Max ai disegni. Sono tutti i nemici di Flash che si incontrano per un ultimo colpo, tra l'altro ambientato a Gorilla City. Un volume che vorrei assolutamente recuperare, adesso non so se li comprerò tutti insieme. Costa ben 33 euro per 216 pagine, formato 21x27. Mi viene molto voglia di guardare quanto costa in inglese, farò le mie considerazioni. E poi abbiamo anche Suicide Squad Blaze, sempre di DC Black Label, sempre formato un po' quadrato, Jordi Belair e Simon Spurrier con Aaron Campbell, 160 pagine, 27 euro, per la miniserie originale, appunto, Suicide Squad Blaze, con un po' i personaggi che conoscete dal film. Abbiamo Harley Quinn, Peacemaker, King Shark e anche Capitan Boomerang, incaricati di gestire 5 nuove reclute. Probabilmente andrò a recuperarmi anche questo a un certo punto, perché li compro generalmente tutti questi volumi qua. Mi piace molto il formato. Quindi, abbandoniamo Panini e passiamo rapidamente a Bonelli. Intanto abbiamo Dragon Nero, le mitiche avventure 3, Attenti al Demone. Non è che mi stia prendendo moltissimo
Limitiche Avventure è forse persino più teen di quello che mi aspettavo, e quindi faccio un po' fatica. Non so se continuerò la serie, forse qualche numero lo prendo ancora, ma mi sa che poi mi arrenderò. In ogni caso esce anche Dylan Dog Il Pianeta dei Morti 5, questo assolutamente è da recuperare. Io ho iniziato a Natale comprando il primo, pian pianino me li recupererò un po' tutti perché li voglio avere in questo formato molto molto bello. Penso proprio che valga la pena. Poi esce anche I Bastardi di Pizzo Falcone, Gelo. Non so esattamente a chi sia indicato questo fumetto, lo stile è molto disneyano, devo dire, anche graficamente. E sono la versione canina di questa strana serie. Devo dire che mi ricorda molto il Sherlock Holmes miyazakiano che c'era in TV, versione anime strana, negli anni 80. Vabbè. Poi passiamo a Star Comics, che ci propone il manga imperdibile di Dragon Ball Super 18. Lo so che non è fondamentale, però io ci tengo sempre a segnalarlo perché è Dragon Ball e quindi secondo me ci sta. Poi abbiamo From the Red Fog 1, che Star ci descrive come un manga d'azione a tinte fortemente dark con un protagonista oscuro e controverso come non se ne erano mai visti prima. Quindi assolutamente da provare, sarà evidentemente un capolavoro di Mosai Nohara. Non so cosa aspettarmi, non so perché il figlio adolescente di questo tizio dell'Inghilterra di fine XIX secolo si chiami Rwanda, che non è un nome molto inglese, ma fa niente. Non lo so, devo dire che a pelle non mi ispira molto, però lo proverò probabilmente. Poi abbiamo un'altra novità, Tokyo Aliens 1 di Naoe, dove un timido e goffo studente delle superiori verrà attaccato dagli alieni in autobus, tipo, o in metropolitana, non mi ricordo, e verrà salvato da un poliziotto che è un suo compagno di classe. Star ci dice essere la nuova serie rivelazione della rivista G-Fantasy. Magari provo anche questo così per curiosità, vediamo un po'. Tanto di manga questa settimana non è che ne escano moltissimi. Poi abbiamo per J-Pop due novità, fondamentalmente Insomniacs After School, disponibile anche in versione Variant, un manga di Makoto Ojiro dove Ganta e Isaki sono due pensierosi protagonisti che restano svegli tutta la notte. Non mi ricordo di cosa parla esattamente il manga, però mi incuriosisce un pochettino. E poi c'è anche un'altra novità, ovvero il box di tre volumi di Iraet, con la protagonista sconvolta dalla morte della migliore amica che decide di farla finita, ma prima di andarsene per sempre incontrerà due figure molto molto particolari, e di più J-Pop non ci dice, misteri, per cui da provare. Poi vabbè, ci sono anche Aime Hero, assolutamente da non perdere, e Shadowhouse, che torna dopo un bel po'. Chiudiamo quindi con Salda Press e iniziamo con Buffy la mazza vampiri stagione 12, nuovo volume dedicato a Buffy che contiene i 4 episodi di Buffy Season 12, i 4 episodi della miniserie Giles Girl Blue e lo specialino No Need to Fear the Slayer's Ear. Assolutamente un volume da avere se state seguendo Buffy e se avete recuperato i volumi precedenti. È una serie molto molto carina e fra l'altro ne parlerò con Salda Press giovedì alle 18 sui loro canali social, quindi 18:30. In realtà non perdetevi la live. Credo che saremo ovunque, tipo YouTube, Instagram, Twitch, altro, forse anche Facebook, non lo so. Comunque, seguite i canali social di Salda Press. E poi, sempre questa settimana, dovrebbe uscire anche Firepower volume 5, sia in versione standard che in versione variant. Comprate quella che preferite, olè. E con questo direi che abbiamo fondamentalmente concluso. Un bel po' di uscite importanti, non tantissime novità in effetti, ma tante cose costose questa settimana. La vedo dura, però vediamo un po' quello che si riesce a fare anche questa volta. E io, come sempre, intanto vi ringrazio di aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Fatemi sapere nei commenti voi cosa comprate questa settimana o se mi sono scordato qualcosa di fondamentale, che magari c'è, sapete che ci si prova. In ogni caso, io vi ricordo come sempre che mi trovate tutti i giorni in live dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch, sul secondo canale Cantina Pelata, qui su YouTube dove ripubblico le live, Instagram dove pubblico storie, su Telegram c'è sia il gruppo in cui parliamo di fumetti che il canale per le notifiche che il canale per le offerte, e in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video e come sempre potere pelato!